Buongiorno a tutti, io sono sempre M, oggi inizierò un viaggio in treno di qualche giorno tra la Toscana e l'Umbria, quindi già immaginatevi le possibili mete. Faccio questo viaggio dedicandolo praticamente ai treni per vedere anche un po' l'efficienza delle ferrovie dello Stato, ma più che altro per rilassarmi e vedere posti che non ho mai visto. Già si preannunciano i primi disagi perché arrivando in stazione mi è stato detto che un pezzo della linea che dovrei fare domani è chiusa per manutenzione e quindi ci saranno pullman sostitutivi. Intanto vedete uno dei nuovi treni che fanno servizio pendolare. Là in fondo si vede un po' di panorama, adesso tutta zona un po' industriale. Le tappe di oggi sono intanto arrivare a Bologna. Poi Porretta, qualche ora giusto per vedere e riassaporare l'aria della vecchia linea dei treni che collegava a fine 800 il nord e il sud del nostro paese. Da fine giornata a Prato con visita della città. Ecco qua il secondo treno regionale ETR 350 che prenderò per arrivare su a Porretta. A dopo! Dopo Marzabotto, sono arrivato a Porretta, sono le 10 e un quarto, ci sono 27 gradi, vedete tutto al contrario lì sopra perché l'applicazione di questo telefono ha deciso che non può specchiare i video, le foto, e quella di Google sembra non funzionare. Subito girando c'è un mercatino e chiaramente ci sono già i panini, la porchetta e tutto il ben di Dio da mangiare, quindi adesso facciamo un giro, il treno ce l'ho all'una passata e quindi vediamo un po' com'è Porretta. Non pensavo che ci fosse tanta gente in giro per Porretta, in effetti è una città termale e poi mi sono anche beccato il mercato, cosa non voluta e nemmeno troppo apprezzata da me, però vabbè, sto arrivando verso il municipio, ve lo faccio intravedere. Sembra molto bello e caratteristico, forse una delle cose più interessanti da vedere qui a Porretta, se non si fanno le terme o se non si vogliono fare escursioni in montagna o si hanno veramente poche ore a disposizione. Siamo dentro Santa Maria Maddalena, la chiesa di Porretta. E silenziosa. Sono ancora qui che passeggio per Porretta, manca ancora un'oretta al treno, purtroppo se si viene sulla mattina si fa fatica a trovare un treno per andare dall'altra parte prima di pranzo e devo dire, bisogna dirlo, Porretta comunque è una bella cittadina e di sicuro merita di venire a visitarla almeno anche qualche ora in stop. E adesso sto attraversando il Solomon
Bridge dovrebbe essere un jazzista, se non ho capito male, e quello alle mie spalle, cioè questo qui che potete vedere, è il Reno. Il Reno arriva fino a casa mia e quest'acqua tra qualche giorno passerà da me. È interessante questa cosa qui. Intanto sono già 31 gradi, sono dei bei panorami, anche dei bei percorsi da fare a piedi se siete interessati delle escursioni, da quello che ho potuto vedere almeno in questo poco tempo che sono rimasto qua. Panoramico dei nuovi treni e la vista fuori. Siamo entrati in galleria. Sto attraversando il viale, là in fondo c'è la stazione dei treni da cui sono appena arrivato. Devo dire bella la parte toscana della linea Bologna-Pistoia, partendo da Porretta. Veramente interessante, ci sono tanti bei punti dove si vede bene il panorama e è veramente bello. Adesso sono in piazza Pistoia, quello alle mie spalle è il Battistero, vi inquadro, quello è il Duomo, c'è anche la polizia che mi ha salutato, vi ringrazio, e questa è la piazza di Pistoia. Adesso continuo con i miei giri. E sembra un bel paese, non ci sono tantissimi turisti, è caldo ma non troppo, quindi se può fare. Questa che vedete è la chiesa di Sant'Andrea. Adesso è tutta illuminata, ma perché qualcuno deve aver pagato quei 3-4 euro per l'illuminazione. Costa. Ormai sono già passate le 6, sono rientrato nella mia stanza del bed and breakfast, ve la faccio brevemente vedere. L'unico inghippo è in pieno centro, ma è praticamente col bagno in comune. È molto bella, costa poco, cioè praticamente a casa di due signori, artisti presumo, perché questi credo li abbiano fatti loro, visto che ci sono altre cose in giro per casa. Comunque, parlando invece di Pistoia, bella città, si gira tranquillamente in una giornata direi, c'è un bel percorso sotterraneo che fa vedere i sotterranei di un ospedale attualmente funzionante, sembra interessante, non l'ho fatto, non costa tantissimo ma nemmeno poco e non dura nemmeno così tanto, ho pensato che per oggi non ne valesse la pena, anche se dal caldo forse ne avrei giovato ad andare un po' sottoterra. Comunque interessante città da visitare, belle cose, e adesso ci prepariamo per la cena. E questa sera è arrivato il momento di mangiare e mi sono fermato in una birreria che fa anche cibo. E alla fine sono un po' stato tentato da questo panino e mi sa che mi invidierete parecchio e anch'io mi sto un po' invidiando. A dopo. Perfetto, in quel locale lì ho mangiato questa sera, ho mangiato molto bene e volevo approfittarne per farvi vedere questo angolo di Pistoia, perché ci sono parecchi ristoranti uno vicino all'altro, molto vicini, ma ce n'è anche nella via qui, nell'altra via lì di fianco, qui davanti, subito dietro la chiesa, perché sono praticamente dietro il Duomo. Si mangia molto bene, c'è tanta scelta, come potete vedere sono quasi tutti pieni, vi faccio vedere anche questa via,
sono posti quasi tutti pieni e secondo me conviene avere tanti ristoranti tutti vicini, proprio perché comunque si riempiono. E mentre salutiamo la piazza principale di Pistoia, io mi dirigo verso il mio bed and breakfast, e dopo aver fatto qualche passo a piedi, e ci rivediamo domani con una nuova giornata. Direzione, lo imparerete domani.